Mezzogiorno in punto, buongiorno, bentrovati dal TG2000. In apertura la questione greca, raggiunto l'accordo salva Grecia. Dopo 17 ore si è concluso il vertice dei capi di Stato più lungo della storia europea. Iniziato ieri pomeriggio, finito questa mattina, poco fa. Il piano prevede una terza tranche di aiuti pari a 86 miliardi di euro in cambio di una serie di riforme. Il punto con Antonio. Antonio Soviero, vediamo. Dopo un'estenuante trattativa di 17 ore tra i capi di Stato e di governo dell'Eurozona, alla fine l'intesa sulla crisi economica della Grecia si trova. Agreement, cioè accordo, scrive su Twitter il premier belga alle 8:38, quando ormai si temeva il peggio. Subito dopo arriva la conferma da parte del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk. L'Eurosummit ha raggiunto l'accordo all'unanimità. Siamo tutti pronti per il programma del Fondo Salva Stati per la Grecia con riforme serie e aiuti economici. Tutti i protagonisti della maratona negoziale, la più lunga della storia dell'Unione, esprimono la loro soddisfazione. Ma veniamo ai dettagli di quello che sarà il terzo piano di salvataggio della Grecia. In 3 anni Atene riceverà fra 82 e 86 miliardi di euro, ma le condizioni sono dure. La Grecia ha 3 giorni per approvare un pesante pacchetto di riforme: fisco, pensioni, accesso al mercato, riforme giudiziarie. Inoltre, questo lo scoglio più duro da superare nella notte, sarà creato un fondo di garanzia degli investimenti da 50 miliardi, nel quale far conferire il patrimonio pubblico di Atene a garanzia degli aiuti. Le banche avranno 25 miliardi da subito per essere ricapitalizzate. C'è stata battaglia tutta la notte, ma alla fine, afferma Angela Merkel, la fiducia seriamente danneggiata potrà essere ricostruita. E il premier greco Tsipras sottolinea: abbiamo lottato duro a Bruxelles, ora lo faremo in Grecia, anche se avrà non poca fatica a far approvare riforme di lacrime e sangue nel suo paese. Non credo sia un accordo umiliante per i greci, non credo che altri europei perderanno la faccia, afferma il presidente della Commissione europea, Juncker. Soddisfatto anche Matteo Renzi. Oggi è finita nel nome del buon senso e della ragionevolezza, specie rispetto a come è la partita. Specie rispetto a come è la partita. Ma quello che serve ancora oggi è un'Europa più capace di discutere e di riflettere sul proprio futuro. Ben venga tentare di trovare una soluzione per la Grecia, ma quello che manca è una soluzione per l'Europa. Riguardo ai tempi, li chiarisce il presidente dell'Eurogruppo. Domani e mercoledì il Parlamento greco dovrà legiferare sui vari aspetti concordati oggi. Se tutto va bene, entro la fine della settimana può essere deciso il mandato per negoziare il sostegno del Fondo Salva Stati, spiega Dijsselbloem dopo il vertice. Proprio i ministri finanziari devono ora discutere di un prestito ponte per fornire subito liquidità alla Grecia, che il 20 luglio deve rimborsare 3,5 miliardi di euro alla BCE. Il viaggio del Papa in America Latina che si va concludendo nella notte italiana, la partenza in questi minuti, il pontefice è, lo vedete dal radar, sull'aereo che lo sta riportando a Roma, esattamente sulle coste spagnole che si affacciano sul Mediterraneo. Ancora un paio d'ore abbondanti, punta verso la Sardegna, il volo speciale AZ 4001 dell'Alitalia, operato da un Airbus A330 partito appunto nella notte italiana. L'atterraggio del velivolo è previsto alle 13:45 all'aeroporto di Ciampino, poi il trasferimento in Vaticano, mentre vediamo le immagini che si riferiscono naturalmente alla partenza del pontefice nella notte italiana, dicevo. Sul volo di andata, come ricorderete, Francesco aveva detto ai giornalisti che si sarebbe trattenuto con loro per la consueta conferenza stampa ad alta quota durante il viaggio di ritorno. Allora, in attesa che l'aereo dunque atterri a Ciampino alle 13:45, che il colloquio fra il pontefice e i giornalisti sia poi successivamente liberato dall'embargo, vi diamo appuntamento alle 16:30 questo pomeriggio per lo speciale dedicato al diario di Papa Francesco, durante il quale ascolteremo tutte le risposte del pontefice alla stampa. E allora si va concludendo questo nono viaggio internazionale di Papa Francesco. L'ultimo discorso ufficiale il Papa ha scelto di pronunciarlo a braccio di fronte a centinaia di migliaia di giovani lungo il fiume Paraguay. Chiedete a Gesù
un cuore libero dagli inganni del mondo, dice ai giovani Francesco. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Leonardo Possati. La libertà è un regalo che nos ha Dio. La libertà è un regalo che Dio ci fa, ma bisogna saperlo ricevere e per farlo è necessario avere un cuore libero. Corazón libre. Libero dai vincoli che spesso tengono schiavi e rendono triste l'esistenza. È un Francesco rigenerato dall'affetto e dall'entusiasmo di centinaia di migliaia di giovani che lo hanno atteso per ore a Costanera, sulle rive del fiume Paraguay, per il suo ultimo appuntamento ufficiale in questo lungo viaggio in America Latina. Un Francesco che senza indugi si lascia travolgere dalla gioia di questi ragazzi e così, quando gli viene portato il discorso che ha preparato e deve pronunciare, fa segno al suo cerimoniere Monsignor Guido Marini che non lo vuole, non leggerà quelle due pagine preparate a tavolino, no, parlerà a braccio. Francesco vuole porsi sulla stessa lunghezza d'onda di questa moltitudine di ragazzi. Ascolta dapprima le testimonianze di Lisa e Manuel, passati attraverso le drammatiche prove della malattia, della povertà e dell'abbandono, quindi prende la parola e invita alla preghiera, al rapporto intimo con Gesù e mette in guardia dalle schiavitù che il mondo vuole infliggere ai giovani, la comodità, l'inganno, la bella vita, ma soprattutto quella libertà che viene confusa con il fare quello che mi piace in ogni momento. Quindi indica ai ragazzi quelli che devono essere i capisaldi della loro esistenza, avere un cuore libero, la solidarietà, il lavoro, la speranza, ma soprattutto conoscere Gesù. Corazón libre, repita. Solidarietà, trabajo, esperanza, esfuerzo, conocer a Jesús, conocer a Dios mi fortaleza. Un joven que vive así, ¿tiene la cara aburrida? ¿Tiene el corazón triste? Ese es el camino. Pero... Un Papa che parla al cuore, la cui visita cambierà il volto sociale e politico del Paraguay, sono alcune delle prospettive tracciate proprio dai giovani che ieri hanno incontrato Francesco. Sentiamo che cosa hanno risposto al microfono di Paolo Fucili. In verità ringrazio molto il Santo Padre per essere venuto qui a visitare il Paraguay e aver tenuto questo incontro coi giovani. Io ho 16 anni, sento che ha segnato la mia vita, perciò sono così felice, anche se a parole non so spiegarlo, perché è molto bello. Secondo te, perché a tutti questi giovani piace il Papa? È come ti dico, ha una voce che ti arriva al cuore, sa usare le parole precise per arrivare al cuore dei giovani. Per me è questa la ragione per cui milioni di giovani sono qui, presenti stasera a questo incontro con lui. Il Papa porta una grande benedizione, si vede tutta l'unità del popolo paraguayano. Le parole del Papa più forti che ti hanno impressionato? Soprattutto la libertà del cuore, direi, l'essere liberi senza dare importanza a quelli che sono i beni materiali, godere quello che la vita è davvero e soprattutto conoscere Dio. Quando ha chiesto di alzare le mani per ricevere la benedizione e di pregare per lui. Perché tutti questi giovani, secondo te, sono venuti qui ad ascoltare Francesco? Perché crediamo in un Paraguay migliore e vorremmo che la religione ispirasse anche una politica migliore a favore dei giovani. Col viaggio del Papa cosa può cambiare subito, domani? Tutto, credo che è stato compiuto oggi un passo gigante da parte dei giovani paraguayani. L'importante è che ora vadano avanti e non rimangano fermi, ognuno a casa sua, come ha detto il Papa, fare casino. E un milione di fedeli ha partecipato ieri mattina alla messa domenicale nel parco di New Guazú ad Asunción. Non si evangelizza attraverso tattiche e strategie, ma con l'accoglienza soprattutto dei più deboli, dice Francesco durante l'omelia. Poi nella messa prega anche in guaraní. Cristiana Caricato, sentiamo. Il grande campo di New Guazú è stato trasformato dalla pioggia nella notte in un vasto acquitrino. I pellegrini affondano nel fango, ma avanzano senza incertezze nei rettangoli in cui è stata suddivisa l'area militare, scelta per l'ultima grande celebrazione di Papa Francesco in Paraguay. La giornata conclusiva in America Latina per il pontefice, contro ogni previsione, però, è illuminata dal sole. Grazie Francisco, cantano centinaia di migliaia di persone e il palco, decorato da pannocchie di mais, noci di cocco e cipolle, si staglia imponente,
con i simboli dei gesuiti e i volti dei santi amati. Tra la folla 160.000 argentini, in prima fila la presidente, ospite del collega paraguayano. E Francesco arriva dopo l'immersione in un altro fango, quello della Baraccopoli di Bagnado Norte. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lettura del Vangelo in Guaraní, sul luogo dove Giovanni Paolo II canonizzò il gesuita San Roque, ucciso dagli indigeni insieme ai compagni. Poi l'omelia, dove il Papa richiama la pioggia del Salmo, quella che permette alla terra di dare frutto, segno di speranza e di vita. Ma è accoglienza la parola del giorno, parola centrale della spiritualità cristiana, spiega Francesco, in continuità con quanto detto poco prima tra i poveri delle baracche lungo il fiume Paraguay. Il Papa invita a passare dalla logica dell'egoismo, della chiusura, dello scontro e della divisione a quella dell'amore e della gratuità. Quante volte pensiamo la missione in base a progetti o programmi? Alla Chiesa paraguayana, Francesco ripete che l'evangelizzazione non è frutto di strategie tattiche, ma passa solo attraverso un cuore aperto che sa ricevere e accogliere chi ha bisogno di maggiore cura ed è in difficoltà. La Chiesa è la casa dell'ospitalità, il luogo dove si rimarginano le ferite e dove si guarisce dal male che distrugge silenziosamente molte esistenze, la solitudine. Nessuno può obbligare a non accogliere e abbracciare la vita dei fratelli, mette in guardia il Papa, soprattutto chi ha perso speranza e gusto del vivere. È il messaggio che Francesco lascia al Paraguay prima di recitare anche lui con un milione di persone il Padre Nostro nella lingua degli indios guaraní. E ieri mattina, lo sentivamo nel servizio, prima di celebrare la messa, Papa Francesco è entrato in visita nel quartiere più povero di Asunción, la Baraccopoli di Bagnado, così chiamata perché letteralmente bagnata, cioè una zona acquitrinosa. 100.000 poveri hanno ascoltato le parole del pontefice, raccontato le loro durissime condizioni di vita. Tutto quello che fate mi riporta alla memoria la Sacra Famiglia di Betlemme, ha detto Francesco. Una lotta che non vi ha rubato il sorriso, la gioia e la speranza. I residenti hanno espresso al Papa le loro preoccupazioni e il loro stato d'animo di sentirsi cioè scartati dallo Stato. Sono venuto per farmi prossimo, ha risposto loro il pontefice, sottolineando che una fede che non si fa solidarietà è una fede morta o una fede bugiarda. Anche voi fatevi missionari, ha concluso il Papa, al quale il popolo della Baraccopoli ha offerto anche una zuppa tipica locale come merenda. E la nostra inviata in Paraguay, Cristiana Caricato, ha chiesto a padre Antonio Spadaro, direttore del periodico La Civiltà Cattolica, di provare a tracciare già un primo bilancio di questo viaggio. Ascoltiamo la risposta. Che cosa possiamo già dire su questo viaggio? Un viaggio che ha toccato la carne di questo popolo. Il Papa ama la concretezza e tutte le sue riflessioni partono da un vissuto che lui ben conosce, cioè la storia dell'America Latina. Quindi è riuscito, a mio avviso, a raccogliere, a ispirare, direi, tutte le aspirazioni migliori di questo popolo, anche le più contraddittorie, le più conflittuali, e le ha restituite a questo popolo parlando non di un'utopia, ma di un progetto di vita che ha radici storiche molto profonde, pensiamo alle riduzioni dei gesuiti. Quindi il Papa in qualche modo ha messo davanti al popolo latinoamericano, all'Ecuador, alla Bolivia, al Paraguay, però possiamo dire al continente latinoamericano in generale, un obiettivo, quello di non essere schiavi dell'idolatria del denaro, del potere, ma di lottare, ho usato la parola lotta più volte, per un reale cambiamento. Quindi un grande messaggio di fede che diventa un messaggio di impegno sociale. Quali dei momenti che il Papa ha vissuto tra Ecuador, Bolivia e Paraguay diventa simbolico di questo viaggio? Ma certamente l'incontro con i movimenti popolari è stato un momento centrale. Il Papa ha saputo dialogare con persone che appartengono a movimenti anche molto lontani dalla Chiesa, che però riconoscono in lui un'autorità morale, un'autorevolezza, direi quasi paterna. Ho visto l'entusiasmo di molti giovani, persone, ripeto, vicine alla Chiesa ma anche lontane. Allora da qui si capisce come il Papa sa parlare a tutti, questo è un momento centrale, ma un altro momento strettamente collegato a mio avviso a questo è l'incontro a Palmasola con i carcerati.
Allora, incontrare persone che vivono una situazione di detenzione, quindi di limitazione della libertà, è stato importante perché lui parla a una società di persone che devono essere libere. Allora, in qualche modo ha toccato l'ombra, ha voluto toccare con le sue mani l'ombra di una società che produce scarti. Allora, ha detto chiaramente, essere reclusi non significa essere scartati. Ci fermiamo qui, allora vi ricordo alle 16.30 lo speciale dedicato alla conferenza stampa sul volo di ritorno di Papa Francesco, mentre il TG 2000 ritorna questa sera alle 18.30. Grazie per averci seguiti, arrivederci.